Copertura a chilometro zero, voglio spettacolare. Michelin, la roba bolla, la roba bella! Ma lo spreco, non lo spreco. Amore, grazie! Una vacanza magnifica, grazie! Ma ti sarà costato un bel po' di soldini, eh? Ma guarda, neanche tanto, cava. Tant'è vero che stavo pensando, quando rientriamo vorrei fare un'opera di beneficenza. Vorrei donare i miei vestiti alle persone che stanno morendo di fame. Ma chiunque entri nei tuoi vestiti sicuramente non sta morendo di fame. Ula, Vilma, non si muove. Buongiorno, benvenuto a bordo. Benvenuto a bordo! Oh, grazie! Comandante, mi presento. Piacere, e io sono il principe del foro. Avvocato? No, gommista. Mi presento, Felice Battistrada, per servirla, comandante. È il primo viaggio che fa? Comandante, io sono un grande viaggiatore, sedentario, ma un grande viaggiatore. Viaggiatore sedentario? Che significa? Significa che ho fatto il giro del mappamondo. A proposito, comandante, parte, mi trapri. Che vado di fretta. Sgommisci? Einzweimi, comandante! Salve, benvenuti a bordo! Salve, buonasera, comandante. Sono il comandante, piacere. Piacere mio. Bello, è bello venire in vacanza con la donna che si ama. No, per la verità quella è mia moglie. Cura, vieni qua. È un buzzurro. Va bene, vi auguro una buona vacanza. Grazie. A dopo, grazie. Amen. Comandante? Che stai a fare qua? Volevo rivederti. Ho capito, ma io sto qui, sto lavorando, sto guidando la nave. Cioè, poi mi distrae la cosa. Provi qualcosa per me. E lo farei, ma abbiamo la taglia diversa. Una volta con mio fratello ho preso la maglietta io, poi l'abbiamo buttata questa maglietta. Dimmi la verità. C'è un'altra. No, signora, questa è l'ultima. Non parlavo con lei. Sì. C'è un'altra. No, comandante, ho appena detto che è l'ultima. È l'ultima? Se ti piace la prendi allora, scusa, la prego. Cuccia, anni fa mi hai promesso che sarei stata l'unica. Infatti è l'unica rimasta. Ancora, a me. Beh, erano promesse da marinaio. Per piacere, basta, addio. Cuccio, 368. Questi sono i prezzi qua. Se vuoi le cose economiche stanno in fondo. Ma che c'entra il cappotto? 368, il numero della mia cabina. Ti aspetto. Comunque, costa 405 euro. Lo tenga pure. Comandante, c'è un passeggero, un marchese, che le vuole parlare. Un marchese? Sì. Oh, signor comandante. Non si direbbe. Buonasera, stavo succhiando. Me ne sono accorto. Sono il marchese di Castro. Sì. Io ho un'impresa di costruzioni stradali. Bene.
ho più di 1000 dipendenti. 1000? Sì. Mamma mia, al giorno d'oggi è tosta, eh? Sono tanti. Beh. Però stavo pensando di fargli fare un ponte. Un ponte? Sì. Dove lo costruite questo ponte? No, un ponte nel senso di una vacanza, una crociera di 3 giorni. Questa è un'ottima idea, bisogna insomma lasciarle anche libere. Ma lei pensa che ci sia spazio a sufficienza? Beh, voi siete 1000 persone, abbiamo un sacco di cabine qua. Beh, e di giorno cosa fanno? E di giorno stanno sul ponte, così fanno il ponte sul ponte. Che grande ironia. Bene, io a questo punto l'aspetterei domani sera a cena. Volentieri. Io l'aspetto con una bella fiorentina. Io purtroppo vengo da solo, ma comunque basta che stiamo. Chi è? Chiedo scusa un attimino, mi allontano a stasera. Ma la prego. Va bene. A più tardi. A dopo. Ciao, cavo. Chi è? Ciao, sono io. Buonasera, dottore. Ancora tu? Sono in cabina. E sono tutta sola. Eh sì, sicuramente. Pagata la singola. Non è che puoi stare in due. La singola, uno è. E sono tutta un fuoco. Sì, nella cabina non si può stare. Senti, vedi che sta il condizionatore dietro la porta? Metti a off, ho finito, e spegni. Ti prego, non scherzare. Usciamo a cena domani? No, domani? Cioè, è proprio impossibile domani, stai scherzando. Neanche se fossi l'ultima persona al mondo? A maggior ragione. E perché? E perché io sarei morto, scusa. Se tu sei l'ultima persona al mondo, cioè io posso essere pure il penultimo, comunque muoio prima di te. La logica è quella, no? Sto male senza di te. Un'ultima cena. E poi non mi vedi più. Vabbè, provo ad organizzarmi, va bene? Ciao, domani. Buongiorno, Marchesa. Buongiorno, Umberto. Ha bisogno di qualcosa? No, in realtà mi sto sistemando, è tutto perfetto, anche se stringe un po'. E questo freschetto non l'avevo previsto e ho un po' di freddo, soprattutto alle gambe. Mi manca la mia copertina. Provvedo subito. Per lei? A me manca il mio copertone. Sono sfondato. Vado a vedere in sala macchina. Merci beaucoup, le pirito. Le garçon, le garçonnier, cioè. Che rozzo. Permette? Marchesa De Castro. Felice Battistrada, gommista. Nomen nomen? Non so capire ciò che dite, ma mi piace tanto la sua voce. Quindi lei è? Io sono il principe del foro. Finalmente un nobile. E di cosa si occupa? Di gomme. Ah, le produce? No, le riparo. So fose, le aggiusto. Lei non è solo nobile, lei è anche simpatico. Lo so. Molto meglio di quel buzzurro di mio marito. Hola! Sono qui. Mi dispiace, devo andare. È arrivato il buzzurro. Di già? Eh sì. Al massimo potremo vederci domani. Ma pure dopodomani. Per il momento posso soltanto dirle goodbye. E io le dico goodbye. E poi la goodbye fa la promozione. Per sé il treno di gomme gratis. E poi si viaggia che è una bellezza con la goodbye. Non si preoccupare, la marchesa. Diamo a te. Andrò a uscire sopra la neve. Che è successo? Che succede? Sono un po' nei casini. Domani ho 2 cene e non so come fare. Sono 2 importanti, tutte e 2. Va bene, rimandi una. È facile a dirlo. Ci vorrebbe una scusa. Comandante?
ho un'idea. Ma è caduto? No. La telefonata è lunga e mi sono messo comodo. Marchese, come va? Comandante, meravigliosamente bene. Che giornata, eh? Guardi, la sua nave è veramente splendida. Si chiama magnifica. Spaziosa, grande. Guarda che schifo, guarda, mamma mia, se non pulisco io. Cos'è, saliva? No, scendeva. E questi sputano. Ove? Rozzi, non si fa controvento. Gentaglia, gentaglia. Allora, dicevo che la sua nave è veramente grande e spaziosa, anche le cabine. Le cabine sono veramente enormi. Lei ha preso la suite. E tra le altre cose perfette per una coppia come la mia, specializzata in sesso acrobatico. Acrobatico? Sì. Ieri lo abbiamo saltato, oggi lo saltiamo e domani lo salteremo di nuovo, più acrobatico di così. Lei è un artista, Marchese. Senta, volevo fare una proposta. Prego. Siccome sto avendo un problema al dente, e ho paura che mi salta il ponte. Mi spiace. Se possibile la cena di domani spostarla, ecco. No, no, non è assolutamente possibile perché ho già in programma altre cene. E quindi no, deve essere per forza domani. Ah, è un favore che io chiedo, anche perché insomma il dolore potrebbe aumentare. Ci prendiamo un caffè e così parliamo. Se vuole bere, no, deve essere domani, altrimenti salta il ponte. Il mio? No, il ponte dei miei dipendenti. No. Una proposta ho fatto, non è che... Ma lasciamo a domani. Va. A chi lo dobbiamo dire? Perfetto. Vabbè. Vabbè, vado. Grazie, salve. Comandante, che ha detto? Niente, non si può fare. Altrimenti salta il ponte. Il ponte? Avranno tutti i denti fregati, non lo so. Sorpresa! Amore! Che stai a fare qua? Sono venuta per festeggiare il nostro anniversario. È giusto. Ah, non vedo l'ora di cenare insieme a te domani. Voglio mangiare sushi, prenota per domani sera, mi raccomando. Tirami sushi, mi fai impazzire. Vedi che l'anniversario è oggi, non è domani. Amore, sì, è oggi, però tu ti sei dichiarato a mezzanotte 5 minuti di domani. No, io veramente mi sono alzata alle 23.50 di oggi. Tu ci hai messo un quarto d'ora per dire sì. Senti, amore, allora l'anniversario è domani, non tergiversare, è domani. Oh, ma che ti prende? Non avrai mica un altro appuntamento? Io? Due? No. Vabbè, facciamo alle 23. È troppo tardi. Ce la fa la manovra, se ne va uno, se li scuole per atto. Da solo, sto da solo, veramente. Lo puoi fare un po' prima? Alle 18? Che cosa è la merenda alle 18? O alle 20:30 o niente. Vabbè, facciamo le 20:30. Fate 30, facciamo 32. Ti amo. Comandante, è riuscito a rinviare le due cene? E voglio. Adesso ne ho tre. Complimenti. Una a base di carne, l'altra vegetariana e l'altra a base di sushi. Ma che cazzo è sto sushi? Ah. E mi raggiunge per una pizza dopo? Panorama, lei luminoso luce. Posso? Ma piace tu blo blo, però vedi. Manca la mano del maestro, va, lo andiamo a rinforzare, moto di ghicco, ma fa. Allora, cerchione gommato, gomma Michelin obbligatorio. E andiamo a valorizzare sta nave. Diamo, io a parlare con il comandante. Principe! Del foro! Ci rivediamo ancora. Sì, Marchesa, come morde bene la stanghetta, Marchesa! Mio marito. Sì?
Questa sera ha una cena. Eppure Ivles ce n'è, sta pagato. Andrò a cena col comandante. Beh? Io gli dirò di andare da solo perché sì, avrò una forte emicrania. Come mi dispiace. Perché non ci incontriamo per organizzarci un po'? Vabbè, ma se ci avete l'emicranio, che cosa ci organizziamo? Bella scusa! So capi, allora voi siete una sorta di friggitrice di polpi. Un po'. A sé, non un po'. Ci vediamo al salotto sul ponte 5. Sì. L'aspetto. Verrò, sono il re dei salotti. A toda pescetta, andare a friggitrice di piedi. Madonna, mi spavento sempre. È pazzesco, amore. Ehi. Beh, dai. Oh, muoviti. È un attimo, mi sto facendo bella. Sei tosto, stai. Dai, sbrigati, che le cene si freddano, dai. Le cene? Scusa, quando le devi fare? Una. Le cene, ho detto. No, nel senso che cioè, ogni sera ti porto a cena in un posto diverso. Papà, quanto sei tenero. Grazie. Dai, veloce, dai. Oh, che? Un bacio. È visto. Io, non è che... E luce. Ogni tuo desiderio è un ordine. E noi magari la sfuggita di casa. Buonasera. Buonasera, comandante. C'è un posto per due? Veramente sono sold out. Ti avevo riconosciuto, scusi me. Chiedo scusa. Sold out, c'è un posto per due? Vedo quello che posso fare, comandante. Siamo così, ci chiamiamo tutti per nome, capì? Ma non lo dire a nessuno. No, per carità. Buonasera, ho un tavolo prenotato con il comandante. Certo, eccolo, prego. Grazie. Buon appetito. Amore, madonna, scappa, buonasera, chiedo su tre spalle. Buonasera. Sì, è forte il cameriere, è fortissimo. Sì, simpatico. Senti, tanti anni sono su questa nave, è la prima volta che vedo questo sushi. Da. Sì, io, cioè, perché mangio, diciamo, l'italiano, non è che poi io guido, non è che posso stare qua a girare il locale. Tesoro, sì. Quando ci sei tu non ho bisogno di nient'altro. Amore, ma tu che cosa faresti senza di me? Eviterei di dire queste cazzate, ho deciso. Che sono? Gli stuzzicadenti giganti. Che stuzzicadenti? Le bacchette. Ma bacchette sono quelle, non ho so questo sushi. Buonasera, chiedo scusa. Che succede? Comandante, può venire in cabina di comando? Perché? Dove vai? Devo andare su un iceberg in mezzo al mare. Un iceberg? Devo scansare, devo guidare, se non guido io qua. Non dire che sono così difficili. Un collega nel 1912, un casino successo. Poi che sono? Sì. Bisogna saperle fare queste manovre. Mo venga, mo. Sì, Ah, Gesù, lo sai che ognuno di noi ha 7 sosia, giusto? E dimmi, quindi? Se mi vedi con un'altra, non sono io. Per te. Arrivo! Eccomi qua. E voilà, puntualissimo, Casino, si è bloccato l'ascensore, sta una tedesca. Gridavi tedesco. Non è che ti capisco se gridi tedesco, scusa. Allora, come stai? Bene, ti aspettavo. E sono qua, per forza, qua. Che ordiniamo? Devi fare un po' di pesce. Pesce? È un ristorante vegetariano. Sì? Ah, vegetariano, Ho sognato il sushi stanotte, quindi mi sto andando... Io prenderei un'insalatina. Insalatina, anch'io insalatina. Qua fanno il 2 per 1, prendi 2, paghi 1. Buonissimo. Buonasera, chiedo scusa. Comandante, abbiamo un problema. Cioè? C'è un uomo in mare. Un uomo? In mare. Tutto? Tutto. Fa la depressione, la gente si butta a mare, così a buona buona. E io che cosa devo fare? Devo risolvere il problema. Nell'armadietto stanno le pinne e il costumino, prendi. Prendi anche i braccioli di mia figlia. L'ultima volta a picco me ne stanno. Sta tranquillo un attimino, vedi? E si bucia, ma... Vabbè, devo andare io anche perché lei è chiave della scialuppa. Devo delegare. Devo andare, vado e vengo, mo. 2 minuti, tranquillo.
Marchese! E voilà! Chiedo scusa in ritardo. Beh, insomma, dopo tutto, il costumino non entrava. Ho preso qualche chilo, le pinne, la misura sbagliata, i bracci risgonfi, cioè... Va bene, scuse accettate. Adesso possiamo ordinare? Dobbiamo ordinare perché velocemente che... Cameriere! Veloce! Ma sì. Cioè, se vedi che sto io, la priorità a me. Allora, io prenderei delle costine, della salsiccia e delle braciole. Ah. Vuole fare una grigliata? No, volevo ricostruire il maiale, capito? Devo far vedere la ricostruzione come avviene. Per lei? Dunque, avete prosciutto e melone? No, non facciamo antipasti. Ah, no. Avete una caprese? No, non abbiamo la mozzarella. Avete una bistecca? Sì. Oh, bevo al sangue, mi raccomando. Va bene. Cameriere? Sì? Ma avete i calli? Non lo so, mo chiedo al cuoco. Non sanno niente, non sono a conoscenza di quello che abbiamo. Chiedo scusa, Marchese, mi vado a lavare le mani, che ho dovuto scaricare due pullman le valigie. Se non faccio io in questa nave le cose, non le fa nessuno. Vado e vengo, un attimino, Marchese. Arrivo. Permette, signora, ci vede messo pure cantante. Principe, ti aspettavo, prego siediti. Grazie. Sì, ma, non è che c'è in giro tuo marito, il Marchese de Castratis? Ma va là. Dove? No, intendo, è a cena col comandante, te l'ho detto. Oh, meno male. Marchesa. Ma lo sa che lei ha degli occhi bellissimi? Grazie, li ho presi da mia madre. C'è peccato. E mo' mamma, come va a fare senza occhi al giorno d'oggi? Specialmente in questi tempi. Salve. Oh, salve. Chiedo scusa, è suo il ghiaccio? Sì. Se non si scioglie, glielo riporto. Scusi. Ma voi... Non siete il comandante? Sì, ma non accetto cene per i prossimi 2 anni, eh? Fammi andare che il ghiaccio si scioglie. Ma scusa, ma non doveva stare con tuo marito il comandante a cena? Ma per bacco! Adesso lo chiamo. Eccomi! Scusami, madonna. Hai evitato l'iceberg. Una manovra azzardata, guarda. Sì. Un iceberg, poi a Polignano, non è che è facile trovarlo. Un po' strano, comunque. Come vi stavo io. Hanno portato la guarda, buona. Guarda, guarda, a mani vuote. Ho messo la mano forte, una mano guidava e l'altra vicino all'iceberg. Voilà, su venire. Mi piace, ma grazie. Ciao. Beh, e allora? E allora ha detto che aspetta il comandante per cenare insieme? E quindi noi siamo soli, abbiamo tutto il tempo davanti! Già! Ma andiamo nella mia cabina o nella tua? Why the moment? Nella mia o nella tua? Siamo in la cabina del comandante! Sì, perché quello ne avrà almeno per 2 anni! Sei il solito burlone! Sì, sono il tuo bullone e mi raccomando, stretto stretto! Andiamo da me! Grrr. Beh, allora, possiamo ordinare? Sì, ordiniamo. Ordiniamo, dai. Aspetta. Dove va? Vado a dare l'ultima grattata prima che lo passiamo per il sorbetto. Dove lo trovi questo ghiaccio così? Scusate, le spalle. Beh. Il sorbetto. Uffa. Marchese, eccomi qua. Comandante, però. Quanto ci ha messo a lavarsi le mani? Sto andando velocissimo, vedete, ancora bagnate, che mi ghiacciate. Donna Sandy. Allora, lo scaldo a bagno, un casino quest'anno. Vabbè, io nel frattempo mi sono permesso di ordinare un bianchi, un Canti Chardonnay. Fatto benissimo la grande. Vabbè, ma fai pasti. Ecco la sua bistecca. Sì. E io le avevo detto che lo volevo con la rucola. Io non l'ho sentita, eh? La rucola, io non la volevo. Va bene? Gliela cambio subito. Beh. Allora vado io in cucina, che ci aspettiamo a lui la moviola, eh. Copriamo, facciamo le troppa. Troppa rucola, vado e vengo, eh! Vabbè, via. Ah.
messo. Eccomi qua. Hai recuperato l'uomo in mare? Sì, lo sono asciugando. Voilà. Eh? E che mi hai portato la carne? Io volevo l'insalata. E sta qua, l'insalata inizia da qua. Aspetta, la semplicità è questa. Aspetta. Ma dove vai? Porto la carne in cucina. Se no si butta, è peccato, capi? Se un comandante del mio calibro deve stare a portare il cibo, non lo so. Nah. Eh? E questo che cos'è? Ma io volevo il sushi. Sushi? Eh sì. Ma qual è il problema? Vado in cucina. Sta fermo. Ma mangio la carne. Capace che tu mo sparisci di nuovo, non ti fai più vedere. No. Anche perché, tra le altre cose, beh, ti devo dare una cosa. A me? Che cos'è? Auguri. Per il nostro anniversario. Ma non dovevi. È già il fatto che stiamo qua. Ma bellissimo! Ti piace? No, è stupendo, guarda, sta benissimo, sta pulita. L'ho scelto con tutto il mio amore. Tesoro. Va bene. Va bene. E allora, il mio regalo? Il tuo regalo? Il tuo regalo. Non dirmi che non ce l'hai. No, non ho detto che non ce l'ho. No. Ho detto che non ce l'ho. No. Allora, che non ce l'ho. Chiudi gli occhi e conta. Fino a tre? Fino a 300. 350 forse. Esagerato. Qualcuno offre di più? 400. 450. Ha giudicato 450, signore. Bravo. Chiudi gli 450. Occhi. 450. Va bene. Così. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. E quindi devo farle un regalo. E mi aiuti in qualche maniera, cioè voi tra donne sapete ognuno... Io vorrei aiutarla, ma non lo so. Non lo so. Vuole la mia spilla? Madonna mia, non si può vedere questa spilla, mi piace, abbassa. Ma non è quello che volevo. Prenda questo anello, comandante. Poi magari me lo ricompra. Questo è bello, questo anello, vedi. E come mai ti trovi questo anello? È una lunga storia, comandante. Ma... È aperto! Entra pure! Buona Murciutina, è arrivato il tuo principe del foro! Adesso metto un po' di musica, ti va? Sì, mi viene meglio con la musica. Ti piacciono i Beatles? I Beatles? Lo sai che i Beatles vengono da me a fare tutto il cambio gomme? Oh, sì! E pensa che uno dei loro brani è l'inno della nostra azienda, né? E sarebbe? Sarebbe? Michelin, so bell, na na na, na molto fast, la convergence, veloce, veloce. Oh, principe, sei meraviglioso. Baciami. Sì, ti dispiace. Scusi, tu guarda. E basta, non si può trattare così una persona. Signore, tutto bene? Tutto bene in questa filava di bottoni. È da mezz'ora che sto aspettando il comandante. Ah, allora faccio un salto in cucina e chiedo quanti minuti ci vogliono. Trattarmi così, anche fossi l'ultima ruota del carro. Ma è altro che ponte, i miei dipendenti. Io adesso me ne torno in cabina, ecco. Signore, ho chiesto in cucina. Il cuoco ha detto che sulla comanda il comandante non c'è. Vuole ordinare qualche altro piatto? Sono stufo! Basta! Me ne torno in cabina! Il comandante. Posso portare via il piatto, signora? Certo che lo può togliere. Torno in cabina. Le porto qualcos'altro? No, io volevo solo il comandante. E qua tutti vogliono la stessa cosa.
sono qui tutto un pezzo. Marchesa, ora ti farò vedere il firmamento. Immagina, qui sulla destra l'orsa maggiore, da questa parte l'orsa minore, al centro la stella cometa, ma soprattutto ti farò vedere... Poi sono io. Guarda, la cena è passata allo spuntino McDonald's, le kid. Capito, sì. È arrivato il colo. Amore, ciao, come mai così presto? Sono indignato. Oh. La cena è saltata. Ah. Vabbè, adesso mi spoglio e niente, rimaniamo qua, basta. Ma appunto. È magnifico. Ecco. A me l'emicrania è passata, possiamo andare a cena, soltanto io e te. Io e te? Sì. E che altro vuoi che ci sia qui? No, 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 facciamo una cosa, chiamiamo il servizio in camera o ordiniamo la cena. Oh, signore, per caso ha ordinato la cena? E questo qua è mutande, che ci fa qua? Vi spiego subito, perché sto in mutande? Perché praticamente io lavoro qui e sono nella camera a fianco. Appena ho sentito che volevate ordinare la cena, non so se mi si spiega, ho pensato subito, adesso vado, prendo l'ordinazione, mi vesto perché io poi farò la guardata della girata, ho giacca e cravatta, volo! E chi è questo? È il nostro Stuart, caro! È veloce Stuart, cara! Già! Non è la crociera, gliela crociate. Non sono mai stata trattata così male. Ah, ma il primo che incontro me lo porto a letto. Oh, Michelin, Mabel, permette, primo battistrada. Guardi, ho l'abito adatto per l'occasione. Chanel, bella me, ti farò vedere le stelle. Andiamo. Non ho ancora capito come ha fatto ad entrare in cabina quello lì ieri. Beh, perché tu entrando hai lasciato la porta aperta, caro. E come faceva a sapere che volevamo cenare? Perché è il nostro steward, ed è compito degli steward stare sempre fuori dalla porta della cabina dei loro clienti per essere attentissimi alle loro esigenze. Ma forse non ti sei resa conto che era in mutande? Santa pazienza, si stava mettendo in libertà, forse stava andando a dormire. Io andavo a dormire, tu eri a cena, e poverino, è un essere umano anche lui, sai? Che essere umano? Ognuno ama farsi del male come meglio crede. Ecco appunto, appunto. Allora, visto l'efficienza di questa nave, io il ponte lo organizzo qui con i miei dipendenti. Ecco, bravo, bravo! Però questa volta come cameriere non avremo uno steward, ma una hostess. Tesoro, anche i tuoi dipendenti necessitano di uno steward. I miei dipendenti. Oh, e vai in fondo e gira a destra! Guaglio, se non dico io la strada, non è che la conosco. Mi venivo da piccolo col gommone. Ah, ecco. Questa zona la conosco bene. Comandante la passerelle. L'ora del navire è menant 2 ore e 4 minuti. La latitudine in Siroman è 36. Bella me. Amore, stanotte sei stato davvero fantastico. Lo so, sono il tuo Black & Decker. E senza ricarica, eh. Conoscerti è stato davvero un colpo di fortuna. Tu dici colpo di fortuna? Io sono la tua lotteria di Capodanno! Lotteria! E mi ricordo ancora quando mio zio diceva la vita è una ruota che gira. Era un filosofo. No, Yves Gommist, come a me, la famiglia di Gommisti, sì, di trascendenza proprio. E comunque, mon amour, ti do soli 5 minuti di sole, poi torniamo in cabina e ci diamo una ripassata, non so se mi si piega. Tanto, mon amour! Te pagate! Ma toglimi una curiosità, perché avevi quell'anello ieri? Ecco,
Dana, era per te. Io sono innamorato di te. Ma tu lo sai che tra noi dell'equipaggio non può nascere l'amore? Sì, lo so. E perciò questo sarà il mio ultimo viaggio. Mi apro una trattoria tutta mia, così smetto di soffrire nel vederti. Ecco, bravo, così non farei più parte dell'equipaggio. E potremmo stare insieme. Amore. L'anello che mi hai regalato è bellissimo. Proprio l'ho scelto, con cura. Ma come hai fatto? Eccoci, quando è de gustibus. Naturalmente adesso aspetto l'anello di matrimonio. Sì, aspetta, cioè uno aspetta, prima o poi arriva. Senti, ma in viaggio di nozze dove andremo? Dove mi porti? Dove mi porti? Dove andiamo? Possiamo andare in crociera. E così non mi devo neanche cambiare.